Avvocato Pellegrino, quindi in che modo fare la differenza rispetto al passato? No, la differenza le fanno le persone ormai, perché come ho sempre ripetuto, ho sempre detto, l'ideologia fa parte dell'archeologia, i partiti fanno parte della storia, speriamo che i ragazzi la studiano, i programmi sono uguali per tutti i candidati, l'unica possibilità è che ci siano delle persone assolutamente preparate, leali, coerenti, compatibili con la funzione che andranno a svolgere e soprattutto che abbiano un minimo di capacità, perché è stata snaturata da tempo la funzione legislativa del nostro Parlamento, non si fanno più leggi, due leggi in cinque anni, solo norme e regolamenti che tra l'altro hanno avuto pure una scure e falcide da parte del nostro Parlamento. Il Parlamento nazionale, sapete bene che ci sono state delle norme approvate in agosto sulla base di progetti e sulla base di disegni di alcuni deputati solo per ragioni elettorali, che sono stati assolutamente abrogati e che sono stati soppressi dal Parlamento nazionale. Non esistendo più peraltro un controllo preventivo da parte del Commissario dello Stato. Quindi con Musumeci, Forza Italia, si può fare la differenza, si può dare una svolta per una Sicilia che ha tanto bisogno, soprattutto i siciliani sentono il bisogno anche di una politica più vicina. Ma la politica più vicina deve essere la politica delle persone. Musumeci mi sembra una persona assolutamente affidabile, un illuminato il quale ha a cuore le sorti della Sicilia senza fronzoli, senza strategie, ma solamente per farla diventare veramente bellissima. A questo punto, così come dico che è una grande persona il buon nostro candidato governatore Nello Musumeci, così dico che è necessario che lui debba circondarsi di persone che siano assolutamente competenti e che abbiano capacità di coadiuvarlo e di fare il bene della nostra Sicilia. I programmi sono uguali per tutti i candidati, quindi non è un problema di spiegare i punti, il problema è dare le soluzioni ai problemi cogenti, ai problemi immediati che ci sono, e quindi dare una possibilità di poter fruire immediatamente delle provvidenze e delle opportunità che dà la Regione, perché le opportunità ci sono le possibilità, ci sono gli interventi che sono definitivi e che non sono stati attuati nel corso di questi ultimi anni, di questo quinquennio, di questo decennio. Ho potuto avere la possibilità attraverso questa mia breve permanenza di poter studiare quali sono le soluzioni, soluzioni che possono essere legate sia al turismo, all'economia, all'agricoltura, alla pesca, tutto a sistema, perché non è più possibile a questo punto non immaginare un sistema che possa ricomprendere in sinergia tutti i vari punti di sviluppo e tutti i vari punti dell'economia della nostra zona.